Archiviato senza traumi il 2 di picche di Ronaldo passato al Vicenza ed aver incassato il no a scendere di categoria di Andrea Schiavone, il Catanzaro ha sondato diverse piste per il centrocampo. La più accreditata porta Luca Palmiero del Napoli. Il classe 1996 nell'ultima stagione ha militato tra le file del Cosenza in Serie B collezionando 29 presenze. Il direttore sportivo giallorosso Giuseppe Magarini ha già avviato i contatti con il club azzurro e l'agente del Mediano. La Juve Stabia ha mosso un sondaggio per Daniele Paponi in lista di sbarco dal Bari. Nell'ultima stagione ha collezionato 16 presenze e 3 reti con la formazione pugliese, volata poi in Serie B. Paponi in passato ha già vestito la maglia delle Vespe dal gennaio 2017 all'estate del 2019. Paolo Grillo è dell'ACR Messina, l'attaccante classe 1997 di Partinico vestirà il giallorosso, per lui un anno di contratto più opzione. Doppio rinforzo per la batteria under del Potenza, ecco Bruno Verreggia e Marco Amendola, entrambi terzini sinistri che arrivano a titolo definitivo dalla Roma e dalla Lamezia Terme. Rinforzo di esperienza per la difesa del Monopoli, il club pugliese con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito annuncia di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Drudi fino al 30 giugno 2024. L'esperto difensore centrale romagnolo, cresciuto nel settore giovanile del Cesena, debutta in prima squadra in Serie B nella stagione 2006-2007 e successivamente colleziona 190 presenze tra i professionisti vestendo le maglie di Poggi, Bonzi, Bassano, Vellenzana, Forlì, Sant'Arcangelo, Trapani e Lecce. Con i giallorossi vince il campionato di Serie C nella stagione 2017-2018. Nelle tre stagioni dal 2018 al 2021 ha disputato il campionato di Serie B con Cittadella e Pescara, totalizzando complessivamente 64 partite. Nell'ultima stagione, sempre con gli abruzzesi in Serie C, 28 presenze e 2 reti. Passi in avanti della Turris nella trattativa per accaparrarsi Paolo Frascatore del Pescara, il giocatore molto vicino ai campani, con cui firmerà un contratto annuale.